Proteggere il proprio account è importante e uno dei migliori modi per farlo è quello di usare l'autenticazione a due fattori. Certo, mi rendo conto che non è il metodo definitivo, ma ad oggi è sicuramente uno dei più sicuri. E allora, visto che c'è la possibilità di impostarlo anche su Instagram, perché non farlo? Ehi bella gente, benvenuti su No Panic, il canale dove l'informatica è spiegata semplice. Io sono Marco, System Administrator, e sono qui per aiutarti a risolvere i tuoi problemi informatici. Se anche tu non hai un buon rapporto con la tecnologia, niente panico. Iscriviti al canale. Quindi prendi il tuo telefono e andiamo ad impostare la two-factor authentication sul tuo profilo Instagram. Se non sai che cos'è l'autenticazione a due fattori, chiamata anche two-factor authentication 2FA, puoi andare a vedere il video che ti lascio nelle schede e in descrizione, di cui ho parlato appunto dell'autenticazione multifattoriale. Ma adesso prendi il tuo smartphone che andiamo a impostarla su Instagram. Apri Instagram, vai sul tuo profilo, fai tap sulle tre righe in alto a destra, scegli impostazioni e poi sicurezza. Qui avrai la voce autenticazione a due fattori. Fai tap su di essa e a questo punto scegli inizia e segui i passaggi che ti vengono descritti nell'app. Potrai usare Apple Password se hai già salvato la password di Instagram sul password manager di Apple, oppure potrai usare un authenticator come Google Authenticator o Microsoft Authenticator andando a copiare la chiave da inserire poi sull'authenticator appunto. Una volta configurata l'app di autenticazione ti verrà generato un codice di 6 cifre che dovrai andare ad incollare sull'app di Instagram per confermare di aver completato la procedura di configurazione dell'autenticazione a due fattori. Ora ti verranno dati dei codici di backup che, mi raccomando, sono molto importanti, perché senza di quelli non ti sarà possibile recuperare il tuo account se malauguratamente non dovessi più avere accesso all'authenticator. Fai uno screenshot, salvalo nella galleria, possibilmente salvalo anche altrove e, se riesci, stampali e mettili da qualche parte al sicuro, perché, ripeto, sono molto importanti e ti serviranno qualora non avessi più l'uso dell'authenticator per poter riaccedere al tuo account Instagram. Ora che hai impostato l'autenticazione a due fattori sul tuo profilo Instagram, questo sarà sicuramente molto più sicuro, perché ogni qualvolta qualcuno dovesse tentare di fare un accesso al tuo account ti verrà chiesto di confermare con l'autenticazione a due fattori, quindi col codice di 6 cifre, l'accesso. E se non dovessi essere tu a fare l'accesso al tuo account, perché magari ti hanno rubato la password, come con il metodo della truffa di cui parlai in un reel tempo fa che ti lascio in descrizione, avrai intanto l'informazione che qualcuno sta cercando di accedere al tuo account e soprattutto non ci riuscirà, perché non sarà in grado di confermare di essere te. Io spero che questo video ti sia stato utile, ti ringrazio di avermi seguito fin qui e ti do appuntamento a un prossimo video. Ciao! E le dubbio, svegli e riaccendi!